filo diretto tra il Salento e Modena, tra volontariato, impegno, ricerca e grandi sogni che si realizzano anno per anno, da quando 30 anni fa è nata l'associazione dedicata ad Angela Serra, la giovane studentessa salentina scomparsa per un tumore a soli 29 anni. Da quel momento colleghi e amici donano gran parte del loro tempo all'associazione fondata dal professor Massimo Federico per aiutare i malati oncologici e le loro famiglie. E ti prometto, sai, che verrà un giorno, tu guarirai e avrai il mare intorno, il verde mare del sale. Chi era Angela Serra? Angela Serra era una giovane dottoressa purtroppo deceduta a 29 anni per una neoplasia, e in memoria della quale abbiamo allora costituito un'associazione di volontariato, e dopo 30 anni l'associazione di volontariato è ancora in piedi con ambiziosi progetti, nonostante in questi anni abbiamo anche avuto l'opportunità di fare molte cose. Abbiamo realizzato il centro oncologico modenese e lo abbiamo regalato agli enti pubblici. E dal punto di vista monetario abbiamo calcolato che in questi anni abbiamo raccolto oltre 18 milioni di euro che abbiamo speso tutti per la ricerca in oncologia. Quindi i passi sono fondamentalmente questi. Molta gente ci segue, molta gente ha fiducia in noi e noi vorremmo continuare a lavorare per offrire prospettive migliori alla gente. Perché proprio qui l'abbiamo ricevuta. La nostra associazione raccoglie oltre 13.000 scelte di 5 per 1000, quindi c'è tanta gente che si fida più di una buona associazione di volontariato che di un buon ente pubblico. Quindi più forte è il mondo del volontariato, è più facile convincere il sistema pubblico a rispondere ai bisogni della gente. Ricordo quando sei partita a maggio, dicevi io non voglio andare via. Com'è nata l'idea di voler mettere in piedi questa manifestazione? L'Accademia volge lo sguardo oltre la Modena, perché sente un ruolo di forte responsabilità legato alle problematiche della vita sociale e culturale, e quindi siamo felici di sostenere la ricerca e di sostenere questa gran bella persona che è Massimo Federico. Una serata di gala per premiare chi giorno dopo giorno sostiene l'associazione si è svolta al Teatro Cavallino Bianco di Galatina. Ricordo di Angela. Una persona tenace, una persona altruista, una persona generosa, molto intelligente e tanto tenera con tutta la famiglia, perché è molto legata a tutti quanti noi, a noi e a lei. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Questa sera anche l'arte a sostegno della ricerca. Certamente, l'arte è a sostegno della vita e quindi della ricerca, e l'arte stessa che è vita e non può non sostenere la ricerca per la vita, a favore della vita. Su quello scoglio immaginato un fiore e ti ricordi c'era il paese. È stato un gran piacere collaborare a questo evento e mettere a disposizione quelle che sono le mie emozioni, perché io scrivo poesie e sono stata invitata a portarle stasera. È stato veramente entusiasmante sentire come questo sognatore, che è il professor Massimo Federico, sia riuscito a realizzare quest'opera favolosa. Sei trovato il piano, sei venuta giù, un passaggio.